Rocco Petrella, figlio di Antonio Petrella, ha scoperto da pochi anni dopo la morte della madre di una tragica esperienza vissuta dal padre, cioè quella della deportazione. Ce ne puoi parlare? Sì, diciamo che la scoperta è avvenuta in tempi molto ravvicinati, in quanto dopo la perdita di mio fratello, sistemando alcuni documenti, insomma, mettendo a posto questi documenti, ho scoperto queste cartoline che erano state spedite praticamente dai lager dove mio padre era stato imprigionato, quindi internato come IMI. E certo, toccare queste cose, insomma, un po' ti fa accapponare la pelle, sapendo tutto quello che hanno passato i nostri internati in Germania. L'esperienza è stata brutta perché, voglio dire, non tutti conoscono la storia degli IMI, per cui io poi ho approfondito la questione, sinceramente mi ha sconvolto. Allora, Antonio Petrella, classe 1915, quando è partito precisamente suo padre da Deliceto? Allora, mio papà è partito il 2 giugno del 1940 da Brindisi. Da Deliceto non so quando sia andato via, però fu imbarcato a Brindisi per Rodi Egeo, dove sbarcò il 6 giugno, e con la 32esima sezione disinfezione non a compagnia sanitaria. Praticamente i nostri italiani nei campi di concentramento ne hanno vissute di tutti i colori, anche perché i nazisti li hanno bollati come traditori, voltafaccia e tutto il resto, per cui gli hanno fatto un trattamento particolare che il Führer, in pratica, dopo l'armistizio, come ben sappiamo, del 43, papà si trovava a Rodi Egeo, dove stava lì da ormai 3 anni e 2 mesi, se non ricordo male. Quindi non volle collaborare con il regime nazista e furono deportati in Germania. Ma già la deportazione, quindi il viaggio verso la Germania, fu veramente tragico. Leggendo di qua e di là, informandomi, praticamente venivano messi su dei carri bestiame. E il motto era 8 cavalli, 40 prigionieri. Cioè, dove stavano 8 cavalli, ci dovevano stare 40 prigionieri. Chiaramente sono racconti, testimonianze che ho visto, poi mi sono documentato, e poi l'arrivo in Germania. Bisogna capire che erano ragazzi di 25 anni, 20 anni, 30 anni, insomma, che non erano mai usciti da Deliceto. Cioè, quindi questi non sapevano nemmeno dove andavano, a fare cosa, non sapevano nemmeno dove si trovavano, a quale destino andavano incontro. Per cui, quando è arrivato papà, che era stato arruolato come infermiere nel Regio Esercito, probabilmente la sua prima tappa, quindi questo poi io ho fatto una sorta di ricostruzione storica, e la sua prima tappa probabilmente è stato Riesa. Riesa era era stato adibito a un carcere per militari russi. Successivamente nel 43 venne adibito al lazzaretto, quindi per militari alleati e quindi anche gli IMI. Successivamente poi, in base alla ricostruzione, quindi dalle cartoline che io ho in possesso, che lui ha spedito dal lager, e ho capito che è stato trasferito, ho visto che è stato trasferito ad Auschwitz, da cui ha spedito 3 cartoline alla sua famiglia, quindi nel maggio, giugno e luglio, 3 cartoline. La prima cartolina è molto triste, facendo sempre alla sua famiglia, lui dice che comunque sta bene, ma nella realtà comunque il regime nazista censurava le cartoline che venivano fuori, per cui è sfuggita probabilmente alla censura. A un certo punto dice: spero, sono qui da 3 mesi e spero di potermela scampare. Nelle cartoline fa riferimento sempre a mio zio Benvenuto, che non c'è più neanche lui,
quindi suo fratello più giovane, e cioè molto tenero questo pensiero, cioè pensa uno che sta in un lager, vessato, maltrattato, patimenti di qualunque genere, e pensa al fratello, insomma, alla sua famiglia, e dice: non preoccupatevi, comunque io sto bene, che non era assolutamente vero. Una magra consolazione. Lui non riceveva le notizie da parte della famiglia, perché non arrivavano nemmeno i viveri, cioè non arrivava nulla praticamente a questi. E il Führer l'aveva pensata bene, li aveva bollati come IMI, che sta ad indicare internati militari italiani. Con questa, diciamo, con questa etichetta aveva fatto fuori da qualsiasi tutela internazionale i prigionieri italiani, i prigionieri tra virgolette schiavi, perché così li ha definiti Gerhard Schreiber, che era un comandante, voglio dire, della marina tedesca, che poi ha scritto praticamente tutte le nefandezze che hanno combinato, e praticamente non arrivava pressoché nulla. E questo è stato veramente, diciamo, non ricevendo notizie era preoccupato. Il rientro poi chiaramente è stato terrificante, anche il rientro. Lui è stato liberato praticamente dalle truppe americane il 5 maggio del 45. Ma poi gli americani li hanno accompagnati in un campo, voglio dire, in un campo chiamato nella città di Spremberg, che era un campo di raccolta per prigionieri, e poi da lì attraverso il Brennero sono arrivati in Italia. Ma ripeto, dal momento della liberazione fino ad arrivare a Deliceto sono passati 4 mesi. È una data importante. Lui è arrivato a Deliceto il 22 agosto del 45, che è la data della mia nascita, cioè anni dopo sono nato io il 22 agosto. E insomma, questa è la storia. Io ho un pensiero particolare, perché poi ho approfondito la questione degli internati, che erano praticamente degli schiavi, cioè vivevano praticamente con gli stessi abiti addosso per mesi e mesi, ma questo è detto da testimonianze vere, voglio dire, che hanno reali, vivevano praticamente al limite della decenza, proprio era... andavano a rovistare nei rifiuti dei tedeschi per poter mettere sotto i denti delle bucce di patate. Cioè, qui se si va veramente a vedere nella storia, voglio dire, è stato veramente una tragedia. Ma questa tragedia, quello che è ancora grave, è che è stata sottaciuta, perché purtroppo gli internati venivano considerati traditori, nemici, e al rientro in Italia praticamente molti questa loro situazione, quella di aver fatto del lavoro coatto, quindi per l'industria bellica nazista, significava essere traditori. Quindi si trovavano in una situazione veramente da non sapere dove voltarsi. Per cui adesso capisco il problema di papà, che non ne voleva parlare. Insieme a lui è mai venuto a conoscenza della presenza di altri compaesani partiti con lui? No, non ho conoscenza di questo, anche perché, ripeto, papà è un argomento che non l'ha mai tirato fuori, per cui io non so questo. Io ho avvicinato una persona che sono venuto a sapere che era in Grecia, un certo di Taranto, però poi mi sono riproposto di andarlo a trovare per sapere qualcosa, però no, non ho conoscenza. Allora, visto queste ricerche che hai fatto, il materiale che hai raccolto, puoi pensare di pubblicare un libro, comunque qualcosa su queste ricerche? Ma guarda, non lo so, perché ho poche cartoline, ma sicuramente divulgherò, voglio dire, questi fatti, anche perché, voglio dire,
bisogna tirar fuori questi argomenti che sono stati, è una verità che è stata sommersa anche dai libri di storia, però deve venire fuori. Ecco, quindi in tutte le occasioni, quando ci sarà l'occasione, parlerò di questa esperienza. Allora Rocco, tu hai due figli, questa esperienza di tuo padre che per te è stata sconosciuta per tanto tempo, lo è anche per i tuoi figli o tu hai raccontato loro qualcosa? No, gli ho raccontato di quello che avevo trovato, gli ho raccontato dell'esperienza, voglio dire, fatta da tutti i prigionieri internati in Germania, per cui sono a conoscenza di questo e questo per me è una buona cosa, insomma. E la loro reazione qual è stata? Qual è la loro considerazione di questi fatti? Guarda, c'è stato stupore e incredulità da come gliel'ho raccontata, perché io credo di avergli raccontato la verità non solo di mio padre, ma di 650.000 internati. Che... Quindi diciamo è stato di stupore e di meraviglia. Cioè, non si pensava, voglio dire, che l'uomo arrivasse anche a tanto. Cose di cui neanche a volte i libri. No, nemmeno. Qui si parla di olocausto, per cui i bambini diciamo che sono in un certo senso preparati, ma questo lato della storia per loro è sconosciuto. Abbiamo conosciuto una nuova pagina di storia, storia locale, dei nostri padri. Quindi ringraziamo il signor Rocco Petrella per questa esperienza che ha voluto condividere con noi. Grazie. Ma io devo ringraziare voi per avermi dato questo spazio che sicuramente contribuirà a far conoscere la verità. Grazie.